Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa 500 years of Christianity. Ang mga ginawa ng mga unang Kristiyano noong unang panahon, yan ay ang hamon sa atin, sa ating pag-aral ng turo ni Jesus, sa banal na Biblia, sa ating simbahan, ating katekismo, sa ating pagdarasal, ang ating mga sakramento na tinatanggap, at sa ating pagmahal ng Panginoon, pagmahal kay Jesus na napapakita sa ating pagmamahal sa ating kapwa, na ginawa noong unang panahon at ginagawa natin ngayon. At yan ang ating paghanda sa next 500 years. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Patuloy tayo sa ating pagka-Kristiyano, sa ating pagka-Pilipino. Voglio unirmi anch'io alla vostra preghiera di ringraziamento al Signore per il dono del Vangelo che il vostro popolo ha ricevuto 500 anni fa. Il Vangelo è la nostra luce finché dura la notte di questo mondo, è la forza nelle difficoltà che la vita ci presenta, è la nostra gioia. E voglio farvi i miei auguri riprendendo una frase del musicista Gustav Mahler che Papa Francesco ha ricordato qualche giorno fa. E ci diceva Mahler che noi non siamo gli adoratori delle ceneri, ma i custodi di un fuoco. Il mio augurio è che questo Vangelo non diventi mai qualcosa di inerte, di morto nelle vostre mani, nei vostri cuori, ma resti un fuoco di cui non dobbiamo avere paura di bruciare. E che voi possiate anche qui in Italia accendere altri fuochi a partire dal fuoco del Vangelo. Come vi ha detto Papa Francesco, che possiate restare contrabbandieri del Vangelo, della fede in questo paese. E grazie della vostra presenza e della vostra testimonianza. Let the morning star come.